Lo hanno sorpreso ancora in auto mentre tentava di rubarla. Così le volanti della questura di Foggia, insieme al reparto prevenzione e crimine, hanno arrestato Raffaele Pio Placentino, 31 anni, con l'accusa di tentato furto aggravato. La segnalazione è giunta a 113 circa il possibile furto di un'auto in zona Viale Pinto, dove in realtà si sta registrando un aumento di furti di auto. Le volanti si sono dirette in zona, visionando ogni auto parcheggiata ed estendendo i controlli anche alle zone dei parcheggi e alle aree limitrofe. Ad un certo punto hanno notato un Opel Insigne, la stessa che era stata segnalata dalla chiamata 113, parcheggiata tra Viale Pinto e Viale Candelaro, con all'interno un giovane che, alla vista della polizia, ha tentato la fuga ma è stato bloccato. All'interno dell'auto è stato anche ritrovato un cacciavite con il quale aveva forzato la portiera dell'auto stessa, ritrovato rotto anche il finestrino lato passeggero. L'uomo, che ha numerosi precedenti per reati contro il patrimonio, e ai domiciliari.